Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Stiamo assistendo a un evento che per le sue proporzioni menzognere è senza precedenti, il tentativo di tutti i media occidentali, in testa a tutti naturalmente la RAI, Radio Televisione Italiana, per falsificare ciò che sta avvenendo ad Aleppo. Stiamo osservando dagli schermi televisivi le manifestazioni di Parigi, di Berlino, indignate contro le crudeltà del governo di Assad, del suo esercito e naturalmente l'appoggio sanguinario dei russi di Putin. Ma quello che è importante è rilevare che nessuna fonte viene verificata. Praticamente tutti i giornalisti che commentano, a cominciare da Giovanna Botteri questa notte sul TG3, non verificano nulla, nessuna fonte. La Botteri ci racconta la versione dei fatti che ha appena visto sui canali televisivi americani, cioè la versione completamente falsificata degli eventi da una parte, pura propaganda menzognera di guerra, ce la racconta come se fosse vera e soprattutto mescolando il vero col falso, senza spiegare le ragioni, senza dire chi spara, senza raccontare la situazione, la realtà della situazione di Aleppo, che è stata ormai riconquistata dall'esercito regolare della Siria di Assad, con l'aiuto naturalmente dei russi. E questo è il punto. Le uniche fonti che tutti usano sono quelle delle corazzate propagandistiche americane e della BBC e nessun altro, nessuna informazione, peraltro che esistono numerose e dettagliate, corredate dai filmati, prodotte dai comandi russi e siriani. Ma certo, anche questa è informazione di parte, ma almeno, visto che si fa informazione di parte, varrebbe bene, sarebbe utile citare entrambe le parti e commentare entrambe le parti. Qui non c'è nessuna parte, ce n'è una sola, quella americana, quella dell'Occidente, che dice quello che interessa all'Occidente, cioè che falsifica completamente il quadro. Il quadro è sicuramente terribile. Il problema umanitario esiste, ci sono feriti, ci sono morti tra la popolazione civile, non c'è il minimo dubbio, ma sono i tagliagole terroristi che sparano sulla gente che sta cercando di scappare, che utilizza i corridoi umanitari che sono stati aperti dal governo di Damasco e con l'aiuto dei consiglieri militari russi. La questione è questa, ci sono le prove. Aleppo è stata conquistata ormai e i terroristi tagliagole stanno scappando, in qualche caso portandosi dietro le loro famiglie. Le notizie che arrivano dicono che si sono creati questi corridoi umanitari, ma su questi si spara dall'altra parte e non viene detto nulla, anzi, tra l'altro, si nota la singolare circostanza che quello che per anni noi abbiamo visto essere i tagliagole terroristi che hanno massacrato decine di migliaia di persone dei territori da loro conquistati, oggi sembrano essere diventati i difensori di Aleppo. Cioè l'Occidente, che dovrebbe essere contro di loro, adesso li difende, o meglio, concentra tutta l'attenzione sulle presunte crudeltà dell'esercito regolare siriano. Questa è quella che appare la realtà agli occhi di milioni e milioni di spettatori europei che poi vanno a manifestare a Parigi e a Berlino contro la ferocia dei russi. Ecco che cosa occorre. La notizia che deve essere nascosta agli occhi dell'opinione pubblica occidentale è che i terroristi di Daesh e dalla coalizione che sono stati appoggiati dalla Turchia e dalla coalizione occidentale hanno perduto la guerra in Siria e stiamo assistendo alla loro ritirata sanguinosa, certo, ma il punto è proprio questo, che il sangue è prodotto da quelli che stanno ancora continuando a mantenere le loro posizioni, bombardando la città. Ecco, la ritirata dei terroristi tagliagoli viene coperta
uso il termine militare, dalle corazzate informative e dal fuoco dei nostri media, che sono certo liberi e indipendenti, ma dalla verità e dai fatti. Il trucco della falsificazione consiste appunto nel mescolare i terroristi con la popolazione civile. Adesso nessuno dei bugiardi occidentali si ricorda più di quando costoro tagliavano le teste e di quando mettevano le bombe a Parigi e in Belgio, se stiamo alla loro versione. Ora, per i nostri ascoltatori, per i nostri spettatori, italiani, francesi ed europei, sono i difensori di Aleppo, poverini, poverini, stanno scappando e i russi li stanno bombardando. La vergogna del mainstream sta superando ogni limite e ogni decenza. Noi purtroppo siamo tra i pochi che diciamo cose opposte a quelle della falsificazione, cioè che diciamo la verità. Continuate a seguire Pandora TV e buon viaggio intorno al mondo, voi che per adesso non siete ancora costretti a scappare dalle vostre case. Giulietto Chiesa per pandoratv.it.